Pensavamo di aver sconfitto l'oscurità. Sarebbe dovuta perire con la morte del suo campione, l'arancio fastidioso. Ma un'entità oscura così potente non muore per davvero. Trova solo un nuovo ospite. Mi dispiace, Pibby. L'oscurità mi ha infettato. Avrei dovuto finirla in quel momento. Con un ultimo colpo della mia spada avrebbe terminato tutto quanto. Ma questa corruzione non era colpa sua. Ha sacrificato tutto per poterci salvare, compresa la sua mente. Non potevo lasciare che diventasse un'altra vittima dell'oscurità. Invece, lasciandolo in vita, ho causato il collasso di interi mondi! Ma con giocatore alla sua mercé, l'oscurità era in grado di aprire squarci in tutti gli universi di Game Tools, corrompendo tutti e tutto quanto di fronte a lui. Nessun mondo era al sicuro. Nemmeno gli altri mondi, che il giocatore sembra aver dimenticato, parevano esserlo. Non passò molto da che apparse un nuovo ospite dell'oscurità. Il suo nascondiglio si trova nell'universo di Five Nights at Freddy's. Le anime senza un corpo dentro gli animatronics li resero un facile bersaglio da corrompere. E peggio ancora, con l'oscurità che consuma sempre di più mondi su mondi, la salute di giocatore peggiora sempre di più. Sapeva che per lui mancava poco tempo, così scappò. Rubò la mia pistola a apri universi giurando di sconfiggere l'oscurità. Da solo. Non lo vedo da allora, ma ci sono voci che sia dentro questo mondo. Ecco dove siamo diretti. Domande? Sì, ce l'ho io una domanda da fare. Perché è capitato nella sua forma da Harry Stickman? Perché quelle minuscole gambette di Among Us mi irritano i polpacci. Hai un aspetto ridicolo, disse il fagiolo parlante. Oh! Voi due potreste fare meno gli idioti e concentrarvi sulla missione. Certo, capo. Pilota? Sì, amico. Portaci all'Octopus Match, svelto! Intendevi lo Squid Game? È quello che ho detto. Ora ricordate, questo posto potrebbe essere già stato corrotto. Cerchiamo giocatore e non attiriamo l'attenzione. Beh, mi sembra tutto tranquillo. Già, fin troppo tranquillo. Interessante. Sembra che abbiamo degli ospiti. Preparate il prossimo gioco. Adesso ci divertiamo. Giocatore, sei qui dentro, amico? Dove sono tutti? Sembra una città fantasma. Giocatore, dove sei finito? Buonasera, miei gentili ospiti. Vi ringrazio per la vostra partecipazione al mio ultimo gioco. Partecipazione? Ok, non mi piace affatto. Non siamo qui per questo. Purtroppo lo siete. È difficile reclutare nuovi partecipanti da quando l'oscurità è al comando. Quindi apprezzo che vogliate giocare con me. Ascolta, amico, noi non faremo il tuo stupido gioco. A meno che non sia uno come Tetris o Mario Kart. Silenzio. Stasera voi tre giocherete a qualcosa di molto speciale. Il pavimento è lava. Presto l'intera sala sarà inghiottita dalla lava bollente. E il pavimento scomparirà del tutto. Per sopravvivere dovrete salire, senza considerare la pioggia di proiettili. Che cosa? Questo sì che sarà impegnativo. Avete 2 minuti. Veterano, ti prego dimmi chi è la tua arma laser. Oh sì. Io invece ho portato la mia positività. Iniziate. Ragazzi, guardate, il mio corpo a filo mi rende difficile da colpire. Come si suol dire, sono proprio sfuggente. Capitano, continua a salire! Ah.
vostre armi qui saranno inutili. È l'oscurità. Più si rafforza, più seguaci riesce a controllare. Non c'è più scampo, siamo fritti. Veterano, fuoco di copertura. Sono a secco ormai. Basta. Ma che cosa succede? Ci hai salvato. Te l'avevo detto di non venire a cercarmi. Cosa? Giocatore! Ma che diavolo, coso? Proprio non fico. Mi dispiace, è l'oscurità. Controlla la mia mente. Perché sei in questo mondo? Non dovevi andare a distruggere l'oscurità. Ci ho provato. Ho sfidato l'oscurità su FNAF nell'unico modo a me possibile. In una battaglia REM. Stavo per vincere, ma ero da solo. Fui circondato. E infine consumato. È da allora che sono in questo stato. Mi ha messo a capo di questo mondo per servirlo, ma vedervi in difficoltà mi ha liberato. Almeno per ora. Devo riprovarci. L'oscurità deve scomparire. E stavolta non sarai da solo. Già, veniamo con te. Idem. Perfetto. Facciamolo. Sembra diverso. Non mi piace come l'oscurità ha combinato questo posto. Mio carissimo giocatore, non dirmi che sei tornato qui per sfidarmi di nuovo. Sai bene che perderai. Stavolta non sarà così. Non sarei mai dovuto venire da solo, ma con una squadra sono invincibile. Concordo. Allora smetti di resistermi. Diventerai mio amico e insieme saremo intoccabili. Un futuro con l'oscurità. Mai! È l'ora del ritmo.